L'enogastronomia è sempre più una forma di attrazione turistica del territorio. Vengono apprezzati in modo particolare i prodotti locali. Ebbene, la Confturismo ha voluto premiare gli operatori che si sono distinti per la qualità dei loro prodotti, in quanto hanno contribuito sensibilmente all'arrivo e alle presenze del turismo fanese. Luciano Cecchini, una idea che valorizza ancora di più l'operato di queste persone. Sì, tantissimo, anzi si può dire che il nostro fiore all'occhiello, perché tutti i turisti che vanno e sperano di incontrare questa innovazione, il turismo esperienziale, il turismo gastronomico, hanno l'opportunità di farlo conoscere queste aziende. E noi vediamo tipo le nostre cantine, che fino a qualche anno fa era un qualcosa di impossibile andare a fare la visita alle cantine, oppure i produttori di formaggio che fanno vedere come si fa il formaggio. Per noi è stato proprio veramente una chiave vincente per portare il successo del nostro entroterra e del nostro mare. E la fortuna del nostro territorio è quella di avere tantissimi prodotti di grande qualità. C'era solo l'imbarazzo della scelta. Sì, anzi, noi ogni anno lavoriamo proprio per trovare la soluzione di portare avanti questa iniziativa, chiedendo anche al turista. Il turista che va a come ti sembra, cosa ti è piaciuto, e noi abbiamo avuto grandi risposte dall'olio al tartufo, al formaggio, al vino, al miele, naturalmente anche la cosmesi, i profumi, e con questo sta andando avanti alla grande, perché io dico sempre che il turista che ritorna a casa deve avere un qualcosa di innovazione, un qualcosa da raccontare agli amici che gli amici non hanno fatto. E una curiosità, lasciare la curiosità all'amico che racconta i punti e le cose che hanno visto.